Innanzitutto partiamo dalla legge di riferimento, che è la numero 16 del 2008, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che la legge comunitaria regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. E poi ci sono i contenuti di questa legge comunitaria. Alla lettera A provvede al recepimento della direttiva comunitaria. Alla lettera B dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari. Alla lettera C dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa. Detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi dell'Unione Europea. Reca disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessaria all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari. Individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa. Quello che ci avete presentato oggi, invece, è la solita legge omnibus, usata come veicolo per infilarci impropriamente qualsiasi cosa. Ogni volta è sempre la solita storia. Prendiamo per esempio l'articolo 18, 19, 22, 23, che altro non sono che il solito allineamento alla ormai arcinota legge 13 del 2015, la legge sul riordino regionale, la legge più modificata di questa legislatura. L'articolo 11, che nulla ha a che fare con la legge comunitaria, che riguarda l'introduzione del foraggiamento dei cinghiali ai fini attrattivi, un provvedimento che per l'appunto non ha nulla a che vedere con quanto detto sopra, è un provvedimento ad hoc, probabilmente anche pericoloso, che otterrà l'effetto contrario dell'obiettivo che si vuole perseguire, ovvero il contenimento di questa specie. E capiamo che c'è l'esigenza e riconosciamo che il problema dei cinghiali esiste, soprattutto dal lato agricoltori che subiscono i danni di questi animali, però è un argomento che andava affrontato al di fuori di una legge che non è per nulla attinente, andava affrontato in modo organico, andava affrontato prendendo in considerazione, visto anche le difficoltà di alcuni territori che hanno anche semplicemente a censire gli animali o a stabilire una densità tollerabile, anche provvedimenti alternativi meno cruenti, che poi però adesso presenteremo, abbiamo presentato un ordine del giorno anche modificato con la collaborazione del PD, e su questo mi sento di ringraziare il relatore, perché fino alla commissione ancora dei metodi meno cruenti non se ne parlava proprio. Quindi interveniamo su questo articolo chiedendo attraverso un emendamento di utilizzare in via prioritaria i metodi ecologici. E non lo diciamo solo noi, io mi sono andata a guardare il piano di gestione di controllo 2015-2019 dell'ente di gestione parchi del Parco dei Gessi, e al punto 3.1, quando si parla degli obiettivi del piano, si dice, ovviamente si fa riferimento a tutti i problemi che questa specie procura, e a un certo punto si dice tutti i fattori che impongono azioni di controllo precedute da accurate azioni di prevenzione, attuazione dei cosiddetti metodi ecologici. E quando si parla dell'attuazione del piano, sempre all'interno di questo documento, si dice che si dovranno realizzare operazioni di allontanamento incruento, preventive, alle operazioni che comportano l'abbattimento. Quindi quello che vogliamo fare è sostituire la parola di norma nell'utilizzo dei metodi ecologici con la parola prioritariamente. È già una cosa che in questi documenti è già prevista. In commissione è un emendamento che ci è stato bocciato, invece secondo noi andrebbe approvato, anche perché, ripeto, è già previsto nei vostri documenti. Poi chiediamo, attraverso due ordini del giorno, più fondi al Ministero per i metodi ecologici, e anche con l'emendamento che abbiamo sottoscritto questa mattina, fondi che andranno anche agli agricoltori per i danni subiti, e cominciamo ad introdurre un tema alternativo alla caccia, visto che è un metodo, quello della caccia appunto, anche la caccia di selezione, che non sta dando i risultati sperati, e ne è un esempio proprio l'articolo che avete inserito. Cominciamo a introdurre il tema della sterilizzazione farmacologica in via sperimentale. Anche qui non è un'invenzione dei grillini, già all'interno sempre dello stesso piano del Parco dei Gessi, a un certo punto si dice che all'interno di momenti di confronto si tratterà anche di confrontarsi anche sui metodi incruenti, tra i quali anche la sterilizzazione. Ed è una proposta che è stata portata avanti anche dal capogruppo del Partito Democratico nella Regione Marche.
in cui dice che lo scopo è di prevedere che la regione in via sperimentale attui un programma di sterilizzazione dei cinghiali nella zona C, ovvero il Conero e San Bartolo. Anche qui io non capisco perché il Partito Democratico ha bocciato questo emendamento, cioè l'obiettivo è quello di cercare di spostare l'attenzione dalla caccia e iniziare a parlare anche di metodi alternativi che esistono e che in altre regioni state portando avanti anche voi. C'è un altro articolo molto critico che non c'entra nulla con la legge comunitaria ed è l'emendamento che riguarda i comuni montani. Nello specifico le premialità rispetto ai contributi alle PMI esercenti il commercio e che riguarda in via indiretta anche i comuni. Perché? Perché state tagliando fuori, destinando queste premialità solo alla montagna, tutte le zone svantaggiate beneficiare di fondi di FSC. Tra l'altro inserendo nella descrizione del progetto di legge all'articolo specifico una descrizione che è semplicemente capziosa, perché scrivete che l'articolo introduce e prevede che la misura del contributo erogato alle imprese associate sia elevata fino a 7 punti nelle aree dei comuni montani. In realtà non è così, i 7 punti erano già previsti, semplicemente adesso li prevedete solo per le aree montane, tagliando fuori tutta una serie di aree svantaggiate che comuni montani non sono e che però a nostro avviso meriterebbero di continuare ad avere queste premialità. Allora, io sono andata a tirare fuori i dati del PSR, dove sono aree svantaggiate il comune di Vernasca, famoso per il cementificio, il Carbonex, e questo è considerato un comune diverso da Montano, che con questo articolo che proponete voi non riceverà più le premialità previste. C'è il comune di Vezzano sul Crostolo, idem, io non so se il consigliere Torri è felice di sapere che uno dei comuni di sua competenza sarà tagliato fuori da queste premialità. Bologna anche, ci sono zone che sono considerate svantaggiate, Castello di Serravalle, sempre nel bolognese, tutta l'area del Delta del Po. Anche qui ci sono comuni che sono considerati assimilati, svantaggiati, ma che non essendo montani non riceveranno più questa premialità. C'è il comune di Dovadola, tutta una serie di comuni riminesi, Montescudo e Monte Colombo. Allora, il discorso che è stato fatto in commissione è: se vogliamo continuare, se vogliamo considerare le aree montane come aree più svantaggiate delle aree già svantaggiate, diamo una percentuale maggiore, non tagliamo fuori tutti i territori che in questo momento sono beneficiari di fondi FSC, perché facciamo un torto alle imprese locali e agli enti che dovranno provvedere in sostituzione dei fondi delle premialità che la regione non gli concederà più grazie all'approvazione di questo articolo. In più c'è l'articolo sulle royalties, anche qui non ce lo chiede l'Europa che qualcuno venga a devastare il nostro territorio e che quindi dobbiamo elargire mancette ai comuni che devono giustificare certi scempi. Idem l'articolo che attribuisce funzioni in materia di energie ad ARPA. Anche qui non ce lo chiede l'Europa di inserire un provvedimento che potrebbe essere potenzialmente anticostituzionale. Poi c'è tutta la parte dei cinema, arrivata all'ultimo secondo. Sostanzialmente questo progetto di legge è il solito minestrone di articoli che poco o nulla hanno a che fare con la legge comunitaria e che, essendo un testo a vostro uso e consumo, è un testo blindato, perché in commissione non è stato approvato neanche mezzo emendamento. Vedremo cosa farete in aula, ma io ho pochi dubbi sul fatto che i nostri emendamenti passeranno. Grazie.